Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Continuiamo con i misteri dell'Accademia. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ci mancano solo tre. E intanto io faccio amicizia. Direi quindi di darci subito da fare con le missioni. Oggi ne faremo ovviamente due. Il cioccolato miracoloso. Il preside Reali sembra sapere qualcosa sui sette misteri dell'Accademia. Parliamoci, perché proprio il preside? Buongiorno, signor Preside, siamo pronti ad affrontare la missione. Oh, siete voi. Ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Per caso conoscete i famosi cioccobiscotti della fortuna? Beh, non importa. Il punto è che mia figlia me li chiede in continuazione. Ma quel cioccolato possiede strani poteri. Può predire il futuro. Si dice che basti anche solo un morso per scatenarne il potere. Ma non vorrei che fosse pericoloso. Per questo non voglio darlo ad Emma. Indi, per cui vorrei che indagaste voi su questi misteriosi biscotti. Il preside Reali ci ha parlato dei cioccobiscotti della fortuna, che si sono molto precisi nelle loro previsioni. È tempo di andare da passione di cioccolato e indagare. Le ricompense sono buonissime, quindi accettiamo con piacere. Fantastico! Sapevo di poter contare su di voi. Dunque, cioccobiscotti della fortuna si acquistano nell'area commerciale, in un negozio chiamato Passioni di Cioccolato. Buona fortuna! La missione è questa qua. Salve. Choco Factory. Anche voi siete qui per comprare un po' di cioccobiscotti? Beh, mi spiace informarvi che il negozio oggi sembra stranamente chiuso. Siete qui per indagare. In tal caso, vi consiglio di parlare con gli studenti che hanno acquistato quei biscotti. Ok, ce l'abbiamo tutti quanti qui allora. Salve! Tutte quante. No, no. Oh, ho perso due amicizie. I cioccobiscotti sono incredibilmente buoni e al loro interno contengono delle frasi. La mia diceva: presto qualcuno ti sorriderà mai come prima d'ora. Tuttavia non ho fatto in tempo a agire per questa notizia che ho iniziato a sentirmi osservata. Non saprei bene come spiegarlo. Poi all'improvviso ho visto degli strani esseri danzare e sorridere. A quanto pare quei biscotti sono davvero in grado di predire il futuro. Ma un sorriso sinistro allora. Mi dispiace che non ti ho salutato, scusami. Ecco un'altra ragazza che ha mangiato i biscotti. Cioccolato biscotti della fortuna sì, ne ho comprati un po' di recente. Voglio sapere cosa diceva il mio bigliettino? Ok, le piume bianche danzeranno nell'aria leggiadre e soavi. Un attimo dopo, il compito che tenevo in mano si è rotto in mille pezzi. E se le piume del biglietto fossero in realtà pezzi di carta? O no? Ah, se l'avessi saputo prima non avrei mai comprato quei biscotti. Ma forse sono biscotti che non predicono il futuro, ma che lo fanno avverare. Diciamo che predicono cose brutte, ecco. Non carine, non carine. Ok, ecco un altro. Cioccobiscotti sì, ne ho comprati un po' di recente. Sono così buoni che al loro interno si trovano sempre delle frasi profonde. La mia diceva: presto qualcosa di caro scomparirà sotto i tuoi occhi. Subito dopo ho aperto lo zaino e il mio pranzo era sparito. Capite? La profezia di quel biscotto deve essersi avverata. Non pensavo che un semplice biscotto potesse predire il futuro così. Torniamo quindi a Passioni di Cioccolato per parlare con la ragazza che ci ha detto di parlare con altri studenti. Ah, ma è aperto ora. Ok, entriamo. Ah no, non possiamo entrare. Bene, è ora di svelare il mistero di questo negozio. Dobbiamo proprio, perché mi fermerei volentieri a mangiare. Ma quando è arrivata, Momo? Ora non abbiamo tempo per questo, c'è un mistero da risolvere. Ma ancora non abbiamo molte prove a sostegno della nostra tesi. Io direi che ora ce ne sono molte, almeno tre. Guardate, sono dei tenebrosi. Già. Già. Saranno anche loro qui per risolvere il mistero dei cioccobiscotti? Secondo me invece vogliono impedirci di entrare lì dentro. Beh, in tal caso li sconfiggeremo. Fatevi sotto. E li sconfiggerò nella mia forma base. Neanche mi trasformerò. Livello 64, se mi trasformo. Altro che detonarli. Li faccio esplodere per davvero. Perché detonarli è solo una cosa che innesca. Invece farli esplodere è proprio l'atto dell'esplosione. Eccolo qua, il capobranco, va! Grande vampiro! Oh, grande mago! Ok, quanto è forte lui? Abbastanza, no. No, colpo del vampiraccio! Ah, ok, non mi prendi. Ecco il club di culturisti che ci aiuta. Uhoi! Vai! Allora, lui è tosto, perché resiste bene agli attacchi, quindi ci vorrà un po' per mandarlo KO, Dai, attacco pesante. Oh yeah. Mi viene spinto via. Mi ha preso, non so come abbia fatto a prendermi, ma ok.
Stang! E sconfitto! Quanta robina che ci dà! Bene, e ora? Che cosa fantastica, grazie amici. Non potevo sperare migliori fan di voi. E allora, che succede qui? Ah, ora siete dispiaciuti? Voi perché non volete farci entrare? Beh, se il mio fiuto non mi inganna. Ehi, sbaglio? O anche quella è una citazione al Detective Kainan? Sì, questi biscotti sono davvero in grado di predire il futuro. Tuttavia... Vai! E urla. Questa è una posa del Detective Kainan. Tuttavia... Non ha senso. Tuttavia, dicevo, le previsioni hanno tutti un elemento in comune. Subito dopo essere state elette avviene un incidente misterioso. Ma non sono incidenti, no? Li definirei più come scherzi. Scherzi architettati da questi tre per far avverare le loro previsioni. Ci ho preso in pieno. Ehi, è vero, sei grande amico! Già, già. Quindi le previsioni erano false? No, perché si avverano comunque. Ah, ora si spiega tutto. Capisci quello che dicono? Sì, dicono che il direttore preoccupato che il negozio potesse perdere i clienti aveva ideato questa leggenda dei ciocco biscotti della fortuna. Ora capisco molte cose. Sì, però è una tecnica sbagliata. Così ingannate i vostri clienti. Già, già. Dice che grazie al vostro intervento hanno imparato la lezione. E chiederanno al direttore di interrompere la produzione dei biscotti. Aspettate, prima di fare questo, non potrei assaggiarne uno? Cosa? Sul serio vorresti farlo? Beh dai, sì, in fondo vuole assaggiare il biscotto, mica gli interessa la profezia. Lo vorrei anche io, biscotto è buono, proviamolo. Ciocco biscotto. Mi aspetto il cioccolato miracoloso per l'appunto, no? Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene allora. Emma, ci sei anche tu? Beh, mio padre mi ha detto che eravate qui da passione di cioccolato. Lei quindi non vede gli spettrali, i tenebrosi, che spettrali? E ecco, pensavo di consegnarti questi. Li ho fatti con le mie mani. Dei cioccolatini fatti in casa. E li hai preparati tu. Ah, quando mai ti accorgerai che è innamorata di te? Beh, ad ogni modo questi sono per te, Gibastiano. Non fare complimenti. Fantastico. Thank you, Emma. Sì, a volte i giapponesi se ne escono con le frasi in inglese negli anime, cartoni e videogiochi. Senza motivo. Approvato dal comitato. Bene. A Valerio Notti sta bene che facciamo tutto ciò. Quindi c'è ancora tempo per un'altra missione, a dire il vero, anche se bisogna rincasare. Gli zombie in cerca di fama. Il mistero di Raffaella lo faccio a parte perché è più lunga come missione e leggermente più difficile. Ma adesso so giocare, bene o male, quindi non è un problema affrontarla. Non sarà un problema. Lui è ispirato a uno youtuber vero. Giapponese, ovviamente. Hikakin. Mettiamola così, oltre a fare beatboxing ora fa anche altre cose, da qualche anno ormai. Ecco qua George. Ehi là, sono George, coordinatore del club di cinema, piacere di conoscervi. Per caso conoscete il mistero degli zombie in cerca di fama? Secondo la leggenda si tratta di un normale gruppo di zombie che compare dal nulla, intento a farsi filmare. Immaginatevi il risultato. Per questo vorrei girare un film con loro, ma non so dove iniziare. E a me lo viene a chiedere. Io alla pena so come si accende una videocamera, figurati di girare un film intero. George del club di cinema vuole realizzare un film con dei veri zombie come protagonisti, ma per farlo ha bisogno anche del nostro aiuto. Diamogli una mano. Ricompensa accettabile. Let's go. Sul serio volete aiutarci? Grazie. In realtà sapevo che avreste accettato. Dunque, vi dico subito che il film sarà girato nella zona degli alloggi. Tutto ciò che dovete fare sarà dirigervi là e recitare la vostra parte. Bene, vi ho detto tutto. Aspetto della zona residenziale. Ottimo. Eccolo qui. Perfetto, ah che bello. Joji Lucas. Oh, siete qui. Possiamo iniziare le riprese? George del club di cinema ci ha chiesto una mano per il suo nuovo film. Aiutiamolo a trovare i suoi protagonisti zombie e finiamo il film del club di cinema. Andiamo. Quindi ci sono delle persone che se ne vanno in giro di notte interpretando la parte. Voi invece limitatevi a combattere, al resto penseremo noi del club. Bene, iniziamo. Scena 26. Motore. Azione. Sono pronto. Quindi dovrò combattere una manica di zombie, immagino, vero? Sì, eccoli qua. Oh, cattivissima, oh. Ha saltato lì con una gambata, ma è arrivata, oh. Ma che ti pensi di essere? E un po' qua. Dove sta? No.
E a parte questo, oh, ecco gli zombie, va. Questi però usano il metodo Stanislavski. Praticamente sapete che hanno fatto? Gli attori sono diventati zombie a loro volta proprio per immergersi meglio nella parte. Le nocche ferine. Oddio, sono un attimo distratto. E dove stanno i cattivoni? Ah, questo era. Bene. Dai, di qua. Oh, tutti quanti insieme, bravi! Aio. Qua. Ah, ehi! Ah, ma c'è il grande zombie lui! Guarda lì, batte i tamburi, batte. Con quel fungo che gli esce dall'ombelico. Ai giapponesi piacciono i pendagli che escono da orefizi e quant'altro. Cioè, non è carino da vedere, però almeno l'ho preso, dai. No, perché si è girato male? Però, allora, io mo non vorrei dire, però, cioè, fammici arrivare. Vai. Ok. Dai, non gli facciamo un grande male. Allora, per lui mi sono trasformato perché, primo, c'è bisogno di contenuto per il gameplay. Perché è bello trasformarsi in un video, no? Fa scena. E secondo, perché almeno finiamo prima. È forte lui. Molto più forte del vampiro di prima. Mi fai prendere roba, per favore? Grazie. La vita. Allora, sembra che lo zombie sia morto due volte. Sì, diciamo di sì. Certo, se non mangia per molto tempo, muore. O meglio, almeno gli zombie moderni, se non mangiano per troppo tempo, muoiono. Allora, questa storia è un po' diversa da quella dell'anime. Poi vi spiegherò anche quella dell'anime brevemente. Grazie per l'aiuto, ragazzi. Il film ora può riprendere. Grazie di cuore. Sì, ma lui che cosa ci fa qui? Oh, non fate caso a me, non volevo disturbarvi. Ma parli la nostra lingua? Tu sei piccolo zombie, giusto? Esatto, sono proprio io. Perché cerchi a tutti i costi di comparire in un film? Beh, ecco, 25 anni fa ero anch'io uno studente di questa accademia. Mi iscrissi con un amico che divenne ben presto il regista del club di cinema. Ma quando si trattava di scegliere il cast non mi considerava mai. Per il diploma però voglio realizzare un musical sugli zombie in diretta. E finalmente mi scelse come protagonista. Ah, com'ero contento. Purtroppo, per la troppa felicità, finì per sbagliare tutto. Capisco. Ti senti responsabile per il disastro capitato al tuo amico? Deve essere per questo che ti sei trasformato in un zombie, allora. Una storia di 25 anni fa con protagonista uno zombie. Per caso il tuo amico regista era un certo Steven Schermi? Sì, era proprio lui. Per caso lo conosci? Steven Schermi, hai detto? Ma è un regista famosissimo! Ah, sì, non ne avevo sentito parlare. Sul serio, Gibastiano? Steven Schermi è il regista più famoso al mondo, tutti lo conoscono! Bene, se ciò che vuoi è comparire in un film, allora comparirai in un film. Sai, la mia ultima idea è quella di girare un film sugli zombie. Prendendo come spunto proprio l'opera incompleta di Steven Schermi. Sul serio? Sì, ho anche chiesto il permesso al signor Schermi in persona. Mi ha detto che non vede l'ora di assistere al prodotto finale. Per questo motivo, a riprese terminate, gli consegneremo la nostra pellicola. Beh, che dire. Sembra che il tuo sogno non sia destinato a svanire, zombie. Tutto questo è incredibile. Sento ancora a crederci. Ora finalmente posso vivere in pace. Quella pace che non ho mai avuto. Ma che adesso, grazie a voi, ha finalmente deciso di assistermi. Allora, la vera storia di questo zombie è che lui era un amico di un ragazzo che voleva fare il regista nella scuola, ma durante una scena di un film il ragazzo è caduto da un palazzo in costruzione e ha perso la vita. E poi è tornato effettivamente per finire il film e ha scoperto solo dopo 25 anni che il suo amico ha finito il film usando se stesso come controfigura. E tutta la scena della morte, della caduta dell'amico era stata registrata, ma usando appunto una controfigura, il regista stesso come controfigura, se non sbaglio, l'ha fatto salvare.
Però poi comunque sia si parlano loro due e chiariscono tutto. Quindi è molto diversa quella dell'anime da quella del videogioco, nonostante l'anime segua quasi di pari passo il videogioco. O il videogioco segue l'anime. Sono usciti praticamente in contemporanea e non è molto chiara la dinamica di chi segue chi, ma in generale è l'anime che segue il gioco. Anche se l'hanno fatto un po' diverso e hanno fatto benissimo. Bene, ora dovrò rimettermi al lavoro. Devo modificare la sceneggiatura. Grazie dell'aiuto, Club FNY. Ho qualcosa per voi, tenete. George, tu sei un grande. Grazie, sono sicuro che sarà un bel film. È ora che abbiamo anche l'aiuto del club di cinema. Ma certo che lo sarà, l'ha scritto Steven Schermi dopo tutto. Bene, sembra che abbiamo risolto un altro dei misteri dell'Accademia. Puoi dirlo forte, siamo stati grandi. Non ti sembra di esagerare un po' anche stavolta, G. Bastiano? No, non credo. Ecco la medaglia. Zombie in cerca di fama. Bellina sta medaglia però. E un altro mistero è stato completato con successo. Bene, bene, un bel po' di punti esperienza. Il livello non è male. Bene, allora, da qua su controllo una cosa. Il club di cinema che dà ricompense giornaliere da co delle monete come ricompensa. Buono. Portiamolo al rango 3 allora. Eccolo qua, rango 3. E ogni giorno 1500 monete. Ad ogni modo, direi allora che per questo episodio è tutto. Nel prossimo, Raffaella canta a casa mia 100%. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!